Beh, intanto vi dico che vengo dal consiglio dove il PD ha bocciato la proposta iniziativa popolare sull'acqua pubblica, quindi è l'ennesimo referendum che è andato a farsi friggere, partendo dal referendum del 1993 sul finanziamento pubblico ai partiti, che noi abbiamo rispettato, restituendo 42 milioni, quindi come sempre la volontà popolare non viene rispettata. E brevemente, Mafia Capitale, poi tocco anche i punti che mi sono stati detti. Questa indagine attesta che le condotte criminose che ci sono state da parte di questa cricca sotto Alemanno sono proseguite perfettamente sotto la giunta Marino. Non solo si sono estese come volume d'affari di queste persone, quindi della cooperativa 29 giugno, ma addirittura sono aumentati gli ambiti operativi. Ad esempio sono finiti sotto indagine i 200 milioni di debiti fuori bilancio che Marino ha fatto approvare, perché i 200 milioni di debiti fuori bilancio sono le somme urgenze, con l'urgenza si lavora bene. È chiaro che quando disponi un affidamento diretto per una somma urgenza, è chiaro che fai lavorare bene queste persone. E sotto Marino il 70% degli appalti è avvenuto appunto in forma di affidamenti diretti, tanto perché si dice la trasparenza. E un'altra cosa, la delibera di, non so se ne avete sentito parlare, la delibera di vendita del patrimonio immobiliare del Comune di Roma. Sotto Marino, appunto, a febbraio scorso il Comune si è svenduto una parte del suo patrimonio immobiliare di noi tutti, che per esempio poteva essere utilizzato per risolvere l'emergenza abitativa, quindi per riqualificarlo, tra questi anche immobili della cooperativa 29 giugno. Cioè c'è un immobile, tanto per dirvene una, di 1000 metri quadri, 2400 scoperti, che Marino ha affittato alla cooperativa 29 giugno, ottobre scorso, a 1200 euro al mese, e che oggi gli vende a prezzi di favore. E tutto questo quando Sabella era già assessore della legalità, quando il commissario Orfini era già commissario del PD. E quindi, come dire, la tesi che non ci si rendeva conto delle cose sinceramente regge poco anche alla luce dei bilanci che ha approvato Marino. E qua vengo pure al discorso. Continuano comunque ad affidare i servizi e i bandi alle cooperative indagate. Assolutamente sì. Non sono commissariate e non sono state revocate, non sono stati revocati gli affidamenti. Peraltro, quando noi diamo un bando per un servizio sociale a una cooperativa, noi spendiamo circa 25 euro l'ora, spende il comune, e il costo che la cooperativa paga al suo dipendente sfruttato schiavo, diciamo così, non arriva tante volte a 8 euro l'ora. Infatti una proposta che noi intendiamo avanzare è proprio questa, cioè di dare un voucher alle persone che poi possano utilizzare, anziché andando a sovvenzionare le cooperative, pagando direttamente l'operatore. L'operatore ci guadagna di più, il comune con questo sistema spenderebbe 70-80 milioni di euro in meno. Comunque vi dicevo, Mafia Capitale si vede dai bilanci del Comune di Roma. Perché? Perché il primo è stato salvato con 300 milioni di Salva Roma, il secondo... Il governo ci ha messo altri 300 milioni e in più il sindaco Marino ci ha messo 300 milioni di nuove tasse, che sono quelle che avete visto tutti i giorni con che ne so, l'aumento della ZTL, l'aumento delle tariffe a domanda individuale, l'aumento dei parcheggi e via discorrendo. Nonostante questo, il Comune di Roma ha degli sprechi che sono quantificabili in almeno 550 milioni di euro all'anno. Questi li riconosce la stessa giunta, sono gli sprechi che poi vanno a finanziare anche Mafia Capitale e quindi i finanziatori delle loro campagne elettorali, perché è assurdo che dei consiglieri comunali che percepiscono 1600-1700 euro al mese abbiano speso il limite massimo della campagna elettorale, cioè 144.000 euro. Noi diciamo sempre che siamo entrati con 1000 euro in quattro, perché Rico Stefano ha speso 136 euro, Virginia 200, Daniele 300, io 400 sulla mia campagna di sindaco. È chiaro che se tu... Mamma mia,
ho un po' scialacquato. È chiaro che se tu spendi 140.000 euro, perché la buon genovese, no, come dice Crozza, la buon genovese, beh, così lo hanno sentito 136 euro, si è incazzato, perché lui ne avrei dovuto spendere la metà, questo lo disse Crozza, no? Esatto, sì, abbiamo un po' esagerato. E questo per farvi capire che tu chiaramente spendi 140.000 euro per la campagna elettorale che non sono tuoi, è chiaro che poi ci deve stare un ritorno. E gli sprechi dove stanno? Stanno in queste voci qua, stanno per esempio in quello che diceva prima la signora, parlava di Ama. Ama ha un piano finanziario da 800 milioni, che è un assurdo. La tassa rifiuti, a Roma paghiamo le tasse più alte d'Italia, paghiamo l'addizionale IRPEF dello 0,9, unico comune che sta allo 0,8, oltre il limite di legge dello 0,8, perché vanno a finire per pagare i debiti della gestione commissariale lasciata da Veltroni. Paghiamo una tassa rifiuti altissima. Perché paghiamo una tassa rifiuti altissima che per il totale dei romani è 800 milioni, 55% sulle imprese che ci stanno a morire di tassa rifiuti? Perché in Ama è la stessa giunta che lo certifica, ci stanno 90 milioni di sprechi, 90 milioni di sprechi che poi vanno a finire nei subappalti che Ama fa, ad esempio a Buzzi o alle cooperative di Buzzi, per andare a fare la pulizia dei campi rom e via discorrendo. Altri 70 sono in ATAC, e c'è un numero enorme di dirigenti, c'è un sindaco che si è fatto uno staff da 8 milioni di euro. È chiaro che in questa maniera si finanzia mafia capitale. Altre questioni di emergenza, diciamo, una, ora ve ne parlerà ora Roberta, è l'emergenza abitativa. Anche l'emergenza abitativa è stata creata ad arte. L'emergenza abitativa è stata creata ad arte perché? Perché il comune spende 35 milioni, tra quei 500 milioni di sprechi, sono 35 milioni che il comune spende per pagare 41 residence. 41 residence significa che per ognuna delle famiglie che ci sta dentro, è un assurdo, il comune spende 1.800-2.000 euro al mese. Poi si va a vedere chi sono i proprietari di quelle cooperative, sono gli stessi che sono coinvolti nell'indagine mafia capitale. Perché si crea d'arte? Il problema non è l'edilizia popolare e chi deve stare nelle graduatorie dell'edilizia popolare, il problema è che l'edilizia popolare non c'è sta. A Roma è il 3%, io me ne sto girando tutte, questo municipio, il quarto municipio, è quella che ci sta e fa discente. A Roma dovrebbero essere completati 150 piani di zona e anche lì non vengono completati ad arte, oppure il contributo regionale che dovrebbe servire per andare ad abbattere il costo al metro quadro e di locazione o di vendita, che appunto dovrebbe essere 1.500, 1.600, massimo 1.800 al metro quadro, viene sparito e viene dato alle cooperative consorziate che eseguono l'appalto. Sostanzialmente è un sistema che campa sull'emergenza. Idem per quanto riguarda i campi rom. I campi rom. C'è gente degli anni dormendo le macchine, sarà più di fame. E noi dobbiamo tenere quelli zozzi, ma io non ho capito, extracomunitari, ma dove sono arrivati? Il punto è che noi per mantenere questo sistema dei campi rom, che peraltro è stato finanziato nel 2008 da Maroni con il piano Nomadi, ad esempio il campo di Castel Romano, il campo di Salone nel sesto municipio è stato finanziato dal piano Nomadi di Maroni, noi spendiamo Maroni Lega, quelli che ora dicono di passare con la ruspa, che chiaramente non è la soluzione. Perché non è la soluzione? Perché in altri paesi dove hanno un numero di rom nettamente superiore al nostro, sono riusciti ad adottare un modello di integrazione che si è rivelato più efficace. Noi a Roma abbiamo 8.000 rom in 8 campi rom. 8 campi rom ci costano 30 milioni che sono andati tutti quanti a queste cooperative, cominciando dalla cooperativa 29 giugno di Buzzi, che gestisce il campo di via di Salone nel sesto municipio, campo finanziato con i soldi stanziati dalla Lega con Maroni. Cioè praticamente noi andiamo a spendere. Di Castel Romano, dici bene, finanziato comunque con i soldi del piano Nomadi disposto da Maroni nel 2009. Cioè noi per ognuna di queste persone presenti nei campi rom spendiamo 4.000 euro all'anno, cioè più di 300 euro al mese.
È chiaro che è un sistema fallimentare che si basa comunque su un'emergenza che è un'emergenza creata ad arte. Quindi la cosa migliore sarebbe prendere questi soldi e utilizzarli. Scusate, ma perché noi italiani dobbiamo venire prima?